E adesso parliamo invece di sanità con Sara Moretto, candidata consigliere comunale per la lista civica Portogruaro Che Vogliamo. Sara Moretto, esponente della lista civica per la Portogruaro Che Vogliamo, che appoggia il candidato sindaco del centrosinistra Antonio Bertoncello a Portogruaro. Parliamo di sanità perché c'è stato un convegno in questo territorio neutro, a Concordia Sagittaria. Quali conclusioni si possono trarre da questa esperienza? Ma guarda, io ho partecipato soprattutto come candidata logicamente alle prossime amministrative per avere un po' un quadro di quelle che erano le proposte di entrambi i maggiori schieramenti, ma anche e soprattutto come utente per cercare di capire qual era il futuro della nostra sanità. Purtroppo ho avuto la riconferma di quella che è la proposta chiara che il sindaco Bertoncello e la sua coalizione fanno ai cittadini, ma da altre parti purtroppo non ho avuto risposte. Lei pensa che il centrodestra navighi nel buio sotto questo aspetto? Ma le idee dovrebbe averle chiare, perché la competenza della politica sanitaria è in capo alla regione, che da qui in questi ultimi anni è stata sempre governata dal centrodestra, in particolare anche dalla Lega Nord. Quindi io mi aspettavo proprio delle proposte concrete che non ci sono state. La mancanza di proposte secondo lei come si tradurrebbe? Ma forse ci sono state delle difficoltà politiche della gestione del territorio. Noi a Portogruaro proponiamo un potenziamento dell'ospedale esistente e anche un accentramento di tutti i servizi in un unico posto che abbiamo denominato la cittadella sanitaria e che vorremmo venisse appunto costruita nell'area dell'attuale ospedale. In merito abbiamo firmato un accordo di programma ed è stato approvato anche in una delle ultime sedute del Consiglio Comunale uscente.